Ciao, com'è andata la prova di matematica? Bene, è andata bene, grazie. Te l'aspettavi più facile o più difficile? Così com'era, me l'aspettavo. Male, come tutti gli anni. Meno male è quella in cui cadono tutti, diciamo. Ma quanti quesiti hai fatto sul totale? Erano 10, potevi sceglierne 5 e più dovevi fare un problema su 2 a scelta. Quindi era più difficile di come te l'aspettavi? Sì, molto di più. Ma pensi di aver conquistato la sufficienza in questa prova? Lo spero, ma non credo. Spero che siano magnanimi prof. Seconda prova scritta, matematica. Com'è andata qui al Giovio? È andata abbastanza bene, nel senso che comunque i quesiti non erano molto difficili. Ce n'era qualcuno più difficile, però altri erano abbastanza abbordabili. Tu sei stato uno dei primi ad uscire. I tuoi compagni che sono rimasti dentro, come li hai visti? In difficoltà? Ma non più di tanto. Poi a un certo punto della prova c'è quella fase che io definisco fase periscopio, che si inizia a guardare intorno, a vedere un po' come sono messi gli altri, cercare di far arrivare i suggerimenti, eccetera. E in qualche modo si riesce comunque. Seconda prova scritta, che cosa hai fatto? Fatto tedesco, ho fatto l'analisi del testo letterario, no, penso che sia andato abbastanza bene, neanche troppo difficile. Quindi te l'aspettavi più difficile questa prova? Dicevano che il tedesco comunque fosse la materia più difficile, anche a livello di testo mettessero quello più difficile, invece io l'ho trovato abbastanza semplice, lungo ma semplice. Hai fatto tutto? Sì, cioè non so se l'ho fatto giusto, speriamo. E gli altri compagni come li hai trovati? In difficoltà come te? Sì, anche di più, tutti depressi. Adesso rimane tra noi i bigliettini dove li avevi nascosti. Non li ho mai usati perché non sono in grado, quindi la maturità men che meno. Sono proprio la persona che si fa beccare in pieno, quindi non li ho proprio usati. E neanche la maturità. Sono stata onesta, prenderò il minimo ma sono stata onesta. Più facile confronto a quelle che abbiamo fatto in classe, quindi cioè si aspettava di peggio. Ah, quindi insomma pensi sia andata bene? Spero, sì dai, cioè puntavo ai 5 punti prima di entrare, adesso magari punto anche ai 10 sui 15. Ma anche per i tuoi compagni secondo te è stata più semplice del previsto? Semplice del previsto, sì. L'emozione ha giocato un brutto scherzo? No, non più di tanto, cioè ce l'aspettavamo. Difficile questa prova di matematica? Abbastanza. C'erano 2 problemi, 10 quesiti e la metà è andata così così. Ma hai provato a farli tutti? Quesiti sì, problema solo una piccola parte del primo e basta. Senti, ma avevate avuto informazioni sulle eventuali tracce, eventuali quesiti da internet? No, di matematica no, cioè abbiamo fatto le simulazioni durante l'anno ma il resto no. Pensavo fosse più complicata, invece alla fine ci si poteva arrivare. Vi eravate preparati quindi bene? Sì, abbastanza, avevamo fatto parecchie prove in classe. Ma l'emozione? L'emozione c'era, era tanta, però è più per venerdì che e per l'orale che per oggi. Quindi sei riuscita a tenerla sotto controllo? Sì, abbastanza. Ma su internet erano trapelate informazioni sui quesiti? Ah, su internet mettono tante informazioni, ma alla fine quello che esce sempre è quella cosa nemmeno l'aspettata. Adesso puoi dircelo, dove li hai nascosti i bigliettini? Non ne avevo, non ne avevo perché non penso che sarei riuscito a usarli.